Allora, buongiorno. Scusate un attimo. Allora, ho messo le decorazioni che avete visto ieri nel video. Ho messo lui qua. Poi ho messo le lucine queste qui, che ora vi faccio vedere un attimo. Aspettate. Ok, così. Accese, poi qui ho messo, ho fatto una sorta di boh, altare, non so come definirlo, con appunto il presepe. Qui sotto c'è Gesù, ma ovviamente nasce il 25, quindi ovviamente va coperto. Questo è il fuocherello che vi dicevo ieri, ve lo faccio vedere bene. Aspettate. Vedete? Va a batteria questo comando qui, praticamente, sto scatolotto qua, e praticamente va, simula la fiammella sostanzialmente. Qui non ho messo niente di che, perché come avevo detto, non mettevo le luci. Qui ho messo il presepino, quello che vi ho fatto vedere ieri. Praticamente, vedete questo? Metti a fuoco, bravo. Ci ho messo una moneta perché anche lì c'era Gesù. E visto che Gesù nasce il 25, non mi sembrava il caso di. Ok, poi qui intorno, scusate il casino, ma devo sistemare. Qui intorno ci ho messo questo. È un po', però non mi so di... non mi come dire. Non mi soddisfa molto, al momento ce lo tengo così, giusto per dare un po' di luce qui sotto. Pure queste vanno a batterie. Ok, poi qui niente di che se non per lui. Ho messo lui praticamente. L'altro decoro, quello che vi dicevo l'ho appeso lì così. Vedete? Ho preso lì. Poi ci spostiamo. Qui ovviamente di giorno non si vedrà, però è come praticamente l'altro filo che praticamente ha questa. Faccio vedere bene. Vedete? Ha praticamente una USB che voi potete attaccare tranquillamente a qualsiasi caricatore. Questo è un caricatore semplice con l'ingresso così. Potete attaccarla al computer. Potete attaccarla al computer e a questi caricatori qua. Non va bene per la come si chiama? Con la batteria esterna, perché la batteria esterna non dà praticamente carica continua, quindi non rimangono neanche accese, perché queste luci qui serve che la corrente passi in continuazione, la batteria esterna non ne dà sufficienza. Niente, questo lì ho lo scatolone che vi dicevo ieri, vedete? Lo scatolone, quello che vi dicevo ieri nel video. C'è molta altra roba qui, c'è un festone,
persone qui, luci col filo, ma che non penso di mettere, e perché non ha senso. Vedete, tutto c'è molta roba. Ho tipo questi decorini qui, ma non si accendono. Non si accendono. E comunque vedete, cioè così sostanzialmente è uno scatolone. E poi ho fatto questo. Il barattolo, questo qua di caramelle. Ieri non si accendeva perché non avevo messo bene la batteria, cioè una delle due batterie non era messa bene al contatto, e quindi sì, vabbè, capita anche questo, e viene fuori questo praticamente. Pratica un vasetto con dentro le luci. Se magari me lo metti anche a fuoco mi fai un piacere, grazie. Queste erano praticamente allora, vediamo se riesco, se mi riprendo, aspettate così mi vedete pure, eccomi. Queste, quelle luci che avete visto lì nel barattolino, erano praticamente le luci quelle che, di Halloween, praticamente quelle con la zucca sostanzialmente, e rimosse, ho rimosso le varie zucchette, le varie zucche di plastica, e ho lasciato solamente le luci, che sono luci bianche, e le ho messe lì dentro al barattolo per non stare a ricomprare luci nuove. Praticamente, e niente, io ora ho smontato il cavalletto, vabbè, e si è smontato il cavalletto, niente, questo è quanto. Le luci queste qui ve le faccio rivedere, magari le faccio vedere così si vedono meglio. E niente, io andiamo qua così mi vedete, mi sta staccando il coso. Niente, io vi saluto, ora carico questo video, ho preferito farlo oggi perché così mi andava, avevo un po' di tempo libero, e lo faccio. Non ho fatto proprio, ho anche per uno scatolone un alberello, ma non mi sembra il caso di farlo. Come ho detto ieri, preferisco fare cose semplici e che vengano via subito. Infatti, come avete visto, sono cose abbastanza tranquille. E niente, io sono tutto qua. E non so se metto altre decorazioni, magari metterò qualcosa sul comodino, vediamo un po', qualcosa che comprerò domenica. E niente, ci vediamo prossimamente. Questo, come avete visto, poche cose, ma semplici sostanzialmente, perché non voglio stare a impazzire a mettere troppa roba. Quindi niente, buon proseguimento.